sarò rapido e conciso, perché capisco che comunque il vento sta cambiando la pettinatura. Volevo fare dei ringraziamenti ai delegati, al turismo e alla cultura, e un ringraziamento grande comunque alla Proloco che ci ha ospitato. Per noi qui è la prima volta e comunque ci tenevamo a ringraziare tutta l'organizzazione. E niente, basta, vi lascio alla compagnia Teatrale dell'Arco. Questa sera presentiamo una locandiera un po' rivisitata in una forma un po' sintetica. E niente, grazie a voi della partecipazione. Bravo. E buona serata. Bravo. Anche per tre persone, per mia madre, per sua madre e per sua nonna. Combatteremo fino alla fine. Non ci arrendiamo. La compagnia non si arrende. Contro il tifone Caterina, contro il uragano Giampiero, contro lo scarafone di mamma, pezzo per cazzo, ragazzo, ragazzo, vanno, va? Abbiamo più la pietra che vedi, ha fatto solo due viaggi, credo, vanno, va? Tipo uomo sto ragazzo. Non lavora. Buono, buono, buono. Andiamo al vento! Al ciclone Circe! Dai, raccomando, è pubblico a cavolo. Questa confusione. Ma chi è? Oh, che sia. Madonna, mi faccio il conte trappolo. Che si trova? Che fa trovando? Hai capito? Ma hai capito questa protezione, la storia protezione? I denari! Ecco! Ma così! Ma sono ricco! Sto guardando. Avete finito? Hai visto che faccio dire? Mi si sente da fino su in camera. Ma stanno tutti dormendo. C'è forse qualche distinzione fra voi altri? No, stavamo chiacchierando, no, siamo amici. È normale, stavamo stridando, sì che c'è distinzione. Comunque, se volesse qualcosa in particolare, favorisca di dirlo a me. Vi ringrazio, ma neanche così riuscirete a far con me quel che avete fatto col conte e col marchese. Che cosa dice della debolezza di quei due? Vengono ad alloggiare alla mia locanda e pretendono di far l'amore con la locandiera. Io ho altro per la testa che pensare alle loro ciarle. Penso ai miei interessi. Evviva la sincerità. Non ho altro di buono che la sincerità, signore. Ma con chi vi fa le gare sapete fingere. Io fingere? Io non sono una ragazza, non sono bella, ma ne ho avute di occasioni, ma non ho mai voluto maritarmi. Stimo infinitamente la mia libertà. Oh sì, la libertà è un gran tesoro. Ha moglie, vostro signore illustrissimo? Assolutamente no. No, volevo fare una comunicazione, fine da Cartigianica al bagno e mi sono attaccato con la mantoana. Vede, signor Conte, cosa mi ha regalato? È l'altro pezzo di mantoana! Buono questo mosto. Che mosto è? È mosto di Firenze. Ok, non ce ne vado. Buonasera. Maria, andiamo a assaggiare questo vino. Viene dall'Irlanda. Dall'Irlanda? Sì. E che mosto è? Mosto di Loch Ness. Comunque vi voglio dire una cosa e ricordatela sempre, che se io mi chiamo Fabrizio è perché non perdo mai il vizio. Ma casca, mica te fa l'amore, quello non ce l'ho mai avuto. E comunque buonanotte a tutti. Bravo a te. Ciao. Bravo! Un applauso più grande alla compagnia Teatrale dell'Arco. Perduto e vissuto la verità. Il marchese Vincenzo Sica, il conte Stefano Olivieri, Fabrizio Matteo Schiavo, il cavaliere Luca Zonta ed infine Mirandolina Erika Di Pomponio. Bravo! Ringraziamo il bellissimo
proposto, ringraziamo anche la pioggia che non ci ha fatto compagnia, ringraziamo a tutto lo staff della compagnia Teatro dell'Arco e grazie a voi soprattutto, grazie a tutti e buonanotte.